La stagione garfagnana, come del resto in tutto l'Appennino settentrionale, non è stata delle migliori. La neve si è fatta attendere e quando è arrivata non è mai stata in quantità apprezzabile. Le due stazioni della Garfagnana, Careggine ed il Casone di Profecchia, possono contare, anche grazie ai contributi della Regione Toscana, su un sistema di innevamento programmato presente in tutte le piste. Tuttavia, quest'anno le basse temperature non sono mai state tali da consentire una produzione di neve sufficiente a garantire l'apertura di tutti i tracciati. In tutte le stazioni della Garfagnana esistono itinerari per le racchette da neve. Si può praticare lo sci alpinismo e lo sci di fondo al passo delle radici. Dall'altra parte della valle, salendo verso il Passo delle Radici, pochi chilometri prima del passo, troviamo il Casone di Profecchia. Una vecchia stazione per il cambio dei cavalli, oggi trasformata in albergo con annesso ristorante di storica fama. Anche qui si può sciare con tre sciovie che servono dei piacevoli itinerari. Sottostrada troviamo due impianti su un prato con varie pendenze, ideale per chi muove i primi passi. Soprastrada un altro impianto serve vari itinerari, facili e di media difficoltà. Da qui con le pelli si può salire al Monte Prato o Prado, unica montagna della Toscana al di sopra dei 2000 metri. Anche qui troviamo le settimane bianche delle scuole. Sono 32 anni e dal 1984 che noi organizziamo Settimana Bianca con i nostri ragazzi e veniamo sempre, da sempre, al Casone di Profecchia. Vi trovate benissimo? Ci troviamo benissimo, l'ambiente è molto familiare e molto adatto per i ragazzi della nostra età, che sono tutti adolescenti dagli 11 ai 14 anni, per cui è una stazione turistica ideale, in quanto ci permette di controllare bene anche i ragazzi, non ci sono rischi, a parte quelli che se cascano sugli sci ovviamente non si fanno male, si possono far male, ma non ci sono altri rischi come andare in una stazione più attrezzata, in un paese dove i ragazzi purtroppo a volte ci sono anche quelli un po' più discoli che magari potrebbero dire vado fuori eccetera. Loro sono gentilissimi con noi. Noi ormai abbiamo instaurato dei rapporti che vanno al di là anche del rapporto, diciamo, scuola e ristoratori, perché ormai con loro è un rapporto di amicizia che coltiviamo e diciamo che ormai è diventata una prassi a scuola nostra che non dobbiamo neanche dire più di tanto allora andiamo a fare la settimana bianca. Ormai i nostri ragazzi sanno che quando arrivano alla scuola media hanno la settimana bianca nel periodo, la terza settimana di febbraio, ormai è assodato che in questo periodo noi veniamo al Casone di Profecchia. È un inverno proprio da dimenticare, perché con tanto sacrificio abbiamo continuato a tenere aperta questa stazione, dove temperature, siamo partiti da un dicembre veramente con temperature fuori dalla norma, perché poi il problema è stato anche quello di non poter usufruire al massimo anche dell'impianto di innevamento, quindi niente, la stagione è stata compromessa da tempo, insomma tutte le feste natalizie, problemi generali, ho visto anche in Alta Italia, anche loro hanno avuto problemi grossi. Quello che c'è da dire è che noi ci siamo rimbragati un pochino le mani e abbiamo nei momenti opportuni sparato coi cannoni più non posso, poi un pochino il tempo ha rinnevicato il periodo queste due settimane fa e ora questa neve qui non è tantissima, per quello che ci riguarda purtroppo l'altezza ci ha un pochino penalizzato, però siamo come stazione siamo sempre riusciti a tenere aperto, perché abbiamo queste scolaresche durante la settimana, quindi ormai anche come avete sentito anche l'insegnante di prima, tanti anni che vengono, e quindi cerchiamo anche di mantenere questo rapporto con
con queste scuole che ci permettono dal lunedì al sabato appunto stare con le scuole e durante il weekend dare la possibilità alle famiglie di venire a Casolino.